Facciamo il punto sulle operazioni di spegnimento dell'incendio che sta interessando una vasta area intorno all'Aquila, una pineta sul Gran Sasso tra le frazioni montane di Aragno e di Assergi, ben visibile nel tratto di autostrada 24 fra le uscite di L'Aquila Est e Assergi. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, la protezione civile e un Canadair. Si tenta di circoscrivere le fiamme per evitare che raggiungano il centro abitato. Il rogo si è acceso poco dopo le 13 nella zona boschiva. Le fiamme, dapprima contenute, si sono allargate per gran parte della pineta, tanto da generare paura tra i residenti. Il primo Canadair è arrivato verso le 14:30 insieme a tre elicotteri e ad altre squadre di vigili del fuoco. L'obiettivo è quello di mettere in salvo le abitazioni. Complice il vento che non rende facile l'operazione di spegnimento. Sono tantissime in queste ore le chiamate alla stazione dei vigili del fuoco. La colonna di fumo è visibile dalla città. I vigili del fuoco presidiano le stalle lambite dalle fiamme. Tanti mezzi pesanti che giungono in zona per aiutare gli uomini del 115, in azione anche diverse ruspe. Alle ore 18 è arrivata la prima stima dei danni. Sono stati distrutti quasi 20 ettari di bosco. L'origine potrebbe essere dolosa, ma sono in corso gli accertamenti del caso. Sono visibili due o tre focolai a distanza che fanno pensare che il fuoco sia stato appiccato.